Lunedì, guardate un po' che felpa ho riesumato, la mia preferita. Per chi fosse nuovo sul canale, questa è una felpa che ho fatto io e che mi piacerebbe trovare il modo di produrla, però non ho ancora trovato una maniera che sia sostenibile. Per ora rimarrà una mia esclusiva. Andiamo in ufficio. E ho anche riesumato la bicicletta, sono 4 mesi esatti che non la utilizzo. Porco Giuda, se passa veloce il tempo, sono curioso di vedere come le mie braccia reagiranno. Vi aggiorno. È andata bene, non ho fatto particolare fatica. E adesso dobbiamo girare i confessionali, ma come potete notare dal set, non è un Vita Nuova, torniamo con un Si Può Fare classico. Mi ero abituato a girare i confessionali da seduto, però devo farmi 3 ore in piedi. Beh, 3 ore, dai. Li hai già provati, quindi secondo me 2 ore. 2 ore massimo. Timer, partito, vediamo. Ci abbiamo messo un pochettino di più di 2 ore. Tienimela un attimo. Strappo. La parte più bella questa. Ma se ti ho strappato io proprio, te l'ho preso un pelo. Potrebbe essere. Valerio, descrivimi questo lunedì 23 ottobre. Stancante. Un voto da 1 a 10? 7. Chiudimi la giornata. Va bene così. 2 anni di vlog e ancora non ha capito che la giornata finisce con fine giornata. Ah, ma devo solo dire fine giornata. È 2 anni che facciamo così. Aspetta. Fine giornata. Martedì, col fatto che per 2 settimane siamo in India, devo chiudere tutti i montaggi in questi 2 giorni. Sono 8:30, per oggi posso stoppare, anche perché stasera andiamo a cena da amici. Mercoledì, mi è arrivato questo pacco, vediamo un po' cosa contiene. Avete visto come sono diventato un pro con il taglierino ormai? E riesco comunque a non aprirlo bene. Arca vacca. Vediamo, sangue per Halloween, rubies. Ah già che questa è la settimana di Halloween. Porca vacca che ansia. Immagino sia un vestito per Halloween. Inquietante. Una sacca di sangue finto. Non è che tipo da bere questo? Drink me. Oh, ma che figata. Un pugnale. Ma che bello che è con il sangue dentro. Una felpa tutta bella insanguinata. Dai, me lo provo. Boom. Semplice ma efficace. Raga, è mega inquietante. Sei scemo. Sei stupido. Ma c'è ragione. Maia, sono io. È finto. Ma che cazzo fai? È il mio vestito da Halloween, ti piace? Sì, bello. Ma non hai capito, ti è spaventato? Ma cos'è quella roba? È del sangue da bere. Viene poco che se è veleno così non muori. Cosa sembra? È tipo ginger. Comunque è inquietante. Minchia. È vero, è tipo ginger, è amarissimo. Allora, molto figo, peccato solo che io quest'anno non festeggerò Halloween perché sono in India. Tu lei ti vai a qualche festa? Nel caso suo ti cedo il costume. Questa cosa potresti sognartela di notte. Tieni anche questa. Ciao, divertiti. Vado a lavorare. Devo andare alla riunione condominiale. Che palle. 435,65 millesimi. E anche questa è fatta. Non che serva qualcosa il mio contributo. Mi siedo lì e aspetto che finisca l'assemblea senza capire cosa sta succedendo. Spesso parlano di dinamiche, di persone che sono qua da 10 anni e io non so chi siano, non so di cosa stanno parlando, non so nulla. Vabbè, partecipare è comunque una questione di rispetto e far capire che ci tieni al condominio, al posto in cui vivi. Fine giornata. Giovedì è giunto il momento di preparare la valigia per questo viaggetto. Non so se mi saranno le robe per 2 settimane. E soprattutto so per certo di non avere abbastanza mutande per 2 settimane. Un po' di pantaloni. Ed è già piena. Un po' di magliette. Fatto. Dovrebbe funzionare. Voliamo in ufficio che devo lasciare l'hard disk. Salve. Fatto. E adesso si va da Sport Rehab ad allenarsi un po'. E testiamo il nuovissimo outfit di Under Armour, super performante. La maglietta così attillata mi fa stranissimo perché sono ancora troppo secco. E via. Esatto. Spingi bene, anche qui esplosivo a stendere e controlla la salita. Oggi abbiamo spinto un po' di più, non benissimo. Non tanto per le braccia, quelle in realtà andavano bene. Mi fa male il polso adesso, l'abbiamo messo sotto sforzo. Però ha retto, questo è bellissimo. Sono i muscoli del corpo a essere un po' tanto debolini. C'è tanto da lavorare, però chi lo sa se a questo giro riusciremo davvero a metterci in forma. Ghiaccio sulla ferita, che è bella indolenzita. Cuccia per Maya, è vostro. E fine giornata. Fine giornata. Venerdì, sono le 5. Io ho sempre quella cosa che quando devo partire per un viaggio non riesco mai a essere del tutto entusiasta. Anzi, ho sempre un po' quell'ansietta prepartenza. Non so se è una cosa comune. Oh, porca vacca, non ho trovato parcheggio e i pullman partono dalla parte opposta. Mi sembra di essere il mamma perso l'aereo. Vai, 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 vai. Eccolo là. Cosa di petto mi fai fare? Sono morto. Oddio. Colazione.
Togliti la mascherina, così non mi attacchi niente. Di qua è la zona dei ricchi, poi c'è la nostra zona di qua. Abbiamo il cuscino, la coperta e qui il televisorino. E ho anche finalmente spazio per le gambe. Manzo con purè, cheesecake. Non mi aspettavo questo buio. Sono le 18:30, sembra la notte dei tempi. Siamo ad Abu Dhabi. Stanotte dormiamo qua, domani continuiamo il nostro viaggio. Quindi adesso andiamo in hotel, che è sempre all'interno dell'aeroporto. Come sono i bagni qua? Carini, servirebbe un'app per recensire. Where is the toilet? Trova e spelli, recensisci. Porco Giuda, dentro c'era l'aria condizionata e non me ne sono reso conto, ma quanto fa caldo. Non sono mai stato in un posto caldo in una stagione in teoria da noi fredda. Eccoci. Serve il tuo passaporto. Potrebbe essere l'ultimo video in cui sono vivo. Beh, però dai, bella stanzina. Una ghiacciaia, non è una stanza. Sì, qua dentro ci saranno 5 gradi. Prima ancora di iniziare il viaggio è già distrutto. Relax un secondo e poi capiamo che fare. Ma è freddissimo anche il lenzuolo. Siamo venuti a mangiare nel ristorante dell'hotel perché Ale non sta molto bene e quindi non andiamo in giro. Sono magico di sudore. In 2 giorni ti passa, quando giriamo ti passa. Alette di pollo, verdure che non so chi le abbia prese. Le prese te? Sì. Ah, ok, me l'ero perso. Sono di vitamine, capito? Allumi, questo è un formaggio tipico. Sì, è un formaggio mediterraneo. Sa tanto di fritto ed è salatissimo. È strano. Credevo fosse un hamburger, invece è più un kebab. Super speziato. Sto quello un po' forte rispetto a quello che siamo abituati. Facci vedere cosa stai facendo. Soluzione salina. Questa diciamo è la soluzione di sale che abbiamo noi fisiologicamente. Perché se lo fai con l'acqua senza sale ti brucia. Non è sappiamo cosa stiamo per fare. Lavaggi nasali. Un'attività che consiglio a tutte le persone, soprattutto nella stagione fredda. Ora io ho il naso tappato, no? Secondo me mi verrà da sboccare a vederti. Ma va, una roba disgustosa, eh. Te lo appoggi in una narice e esce dall'altra. Che schifo! Che schifo! C'è anche il catarro. Che schifo, basta. Io sono abbastanza preoccupato. Sì, ma non ho mai visto nessuno tremare così tanto. Allora, è vero che in questa stanza non fa così tanto caldo. Qua dice ci sono 28 gradi, ma non ci sono 28 gradi qua dentro. E c'è aria fredda! Dove? Da sto coso sta uscendo un botto di aria fredda. Spegno. Boh, ora l'ho spento. Che riscaldo un po' il letto. Spero che non sia troppo male perché non so come gestirla. Finiamo qua questa giornata e ci aggiorniamo domani. Pensi di farcela, Ale? A fare cosa? A superare la notte. Boh, spero di sì. Fine giornata. Sabato, i brividi sono passati. Principessa, come stai? Ho mal di pancia oggi. Ma ti senti un po' meglio? Sì, dai. Fake it till you make it. No, te, ma cosa ci fai vedere? Un taglio sulla lingua. Aspetta, la fermo? Ah, sulla punta. C'è tipo un'afta, no? Una più avanti. Andiamo a comprare del colluttorio. Anche vai, sì, sì. India, arriviamo. Posso migliore per andare in queste condizioni. Perfetto, let's go. Fa che bei dolcetti. Però hanno tutte le uova, quindi banana. Più triste, meno buona, ma sicuramente più salutare. Facile capire il nostro volo. Andiamo a guardare il codice. Shopping. Sudatissimo. Abbiamo preso Listerine, Benagol, un po' di medicine varie. Stiamo aspettando il nostro aereo. Ale non sta messo bene. Non è una cosa che mi fa stare del tutto tranquillo. È uscito il gate, 41. La cosa che più mi preoccupa sono queste afte in bocca. In India è tutto cazzo speziato, non potrò mangiare nulla, mi bruciano già così. Arrivati. Ma è strano rispetto agli altri aeroporti. Voglio fare una doccia, ma caldissima. Esattamente identica a quella dell'andata. Abbiamo appena passato i controlli di immigrazione e siamo ufficialmente in India. Sai che l'India ha esattamente quest'anno superato la Cina ed è il paese con più abitanti del mondo? Inizia ufficialmente la nostra avventura. Si può fare India version. Ma che bello che è! Allora, c'è puzza di bruciato, però che stile figo! Ma seriamente, l'uscita di un aeroporto tipo Malpensa non è così bella. Radisson Blu Atria. Non sapevo che qua la guida fosse al contrario, non me l'aspettavo. Da quanto non vedevo la manovella. Aspetta, ma quel pullman aveva la porta aperta? Cosa? Quel pullman aveva la porta aperta, cioè non c'era la porta. A little bit of traffic. Small traffic, sir. Ah, small?
comodo viaggiare così. Non so se questo dovrebbe essere così. Questa è la hall del nostro hotel e devo dire davvero niente male. Mi ha fatto strano che c'è il controllo sicurezza dei bagagli all'ingresso, non me lo aspettavo. Comunque 40 minuti di Uber, 7 euro, è pochissimo. Non sono abituato ad avere la persona che mi porta i bagagli. Mi fa stranissimo questa cosa. Pizzica, ma bella grandina questa camera. Che bello che quando... ma perché? Ma perché, che roba? Ma che figata di bagno. Ma sta cosa... ma si può chiudere. Sì, ho capito, ma... siamo in un hotel a 5 stelle. Per due notti, in totale, 150 euro circa. Non è tanto. Che bello lavarsi dentro dopo due giorni che non mi lavo dentro. Comunque sembra stare molto meglio. Mi sembra anche a me. Sarà che mi sono imbottito, ho preso un antibiotico, due tachipirina 1000, ho preso i fermenti lattici. Domani sarò morto. Dai, andiamo a mangiare. E sono un pochettino preoccupato. Mi hanno fatto terrorismo psicologico sul cibo. Ale, la tua afta fa impressione. No, dai, Ale, tremenda. Sto soffrendo tantissimo. Ci credo, è proprio tremenda. Cazzo, mi spiace per te. Vabbè, no, dai, raga, mi sembra un posto di qualità. Non penso che ci sia cibo che mi faccia star male. C'è la cucina vista, quindi capisci, se ti fanno vedere come cucinano, sicuramente la qualità è buona. Sereni. L'acqua rigorosamente in bottiglia. Ci hanno portato questa cosa che credo sia tipo una sorta di antipasto, di benvenuto. Questa è verdura cruda, io non la mangio. Ah, mangiala te se vuoi. No, ci ho avuto il cagotto tutto ieri. Che cazzo mangio la verdura cruda? Se te la portano è perché tecnicamente si può. Boh, io mangio queste patatine, che queste sono cotte. Voglio dire una cosa. Ho appena rivisto i video di ieri, ma facevo impressione, io non mi rendevo conto di essere così. Ma sì, avevo la febbre talmente alta che io non avevo la percezione, non so se ti è mai capitato. Cioè io sentivo solo che tremavo, sentivo tu che parlavi, poi ho iniziato a scaldarmi con Paul, mi scottavi tutti gli stinchi. Dicevo, ma oh, no, sono alto, io non capivi. Provi davvero a avere qualcosa di tremendo, infatti ti mettevo gli asciugamani sopra per farti stare grazie, al caldo. No, non sapevo cosa metterti. No, la pappa. C'è comunque del disagio nei tuoi occhi. Perché voi non l'avete visto, ma c'è stato un momento molto bello. In pratica Ale mi ha passato il piatto col riso, io stavo per versarmelo, il cameriere ha visto che lo stavo per fare da solo e quindi è arrivato, ha preso lui il riso per versarmelo lui nel piatto, no? Cosa fai nel mentre? Stai lì, guardi, tipo, ok, va bene. Comunque ho preso questo cool rice, che è riso con yogurt italiano. Ma è freddo, buono, tranne quando becchi il coriandolo, perché c'è il coriandolo ovunque? Tandoori chicken, lasoni e pane... Buono. Ale, buonanotte. Buonanotte. Fine giornata. Vabbè, ma la tua luce è ancora accesa, mi hai rovinato la clip. Domenica, sono molto curioso di scoprire com'è la colazione indiana. Non so perché abbia scelto di fare questa colazione. Questo non so cosa sia. Da bere ho preso il buttermilk, che lo conosco perché l'ho bevuto in Albania. E che non ti prendi anche del pollo al curry fatto in casa per colazione? Porca vacca. E chiudiamo con un masala tea. Colazione sicuramente discutibile, però buona. C'è da dire che se mangio così per 14 giorni, non so come finisco. Male. Le immagini mai nudo sono solo sul mio OnlyFans. Ok, ma sto aspettando che mi passi lo spray. L'altro terrorismo psicologico che mi hanno fatto è quello delle zanzare. Repellente a volontà. Ah, che schifo. L'ho respirato anche io. Il piano di oggi è andare in giro per la città di Bangalore a fare un po' di coperture e lanci che formeranno poi l'intro del Si può fare. La prima tappa di oggi è qua al Palazzo Parlamentare. Mi fa ridere perché ci sono tutte le persone che ci guardano in maniera strana. Sta facendo un TikTok. Alessandro sta a fare il cinema. Sta facendo una copertura a quella bellissima statua. Bella. Che potenza. Ah, also we, ok, siamo diventati un'attrazione turistica. Sì. What's your name? Karen. Nice to meet you. Thank you. Ok, adesso attraversiamo questa strada molto... Attraversiamo qua così? Ma cosa stiamo facendo, Ale? Facciamo il piano. Ah! Io stavo per investire. Per avere la visuale dall'altro lato, ok. Alla prossima location ci andiamo con questo tuk-tuk. Queste motorette che vedi ovunque in giro per la città. La morte praticamente, non so se in video si nota, ma si passa rasenti a tutti gli altri veicoli che sono decisamente
leggermente più grossi di noi. Find Your Gender mi sa che è un'app di incontri basata sui meme. Ma che roba è? Altro che Tinder. E tra l'altro, manco farla apposta, ma proprio questa notte Matthew Perry, l'attore di Chandler, è morto. Mi spiace. Si dice ci ha lasciato, vedresti in visto. Nuova tappa, il tempio. Non lo so, raga, non mi sono documentato. Oddio, cos'è sta roba sopra di noi? Ma sono libellule, non zanzare. Porco Giuda, mai viste così tante? Per entrare nel tempio bisogna avere i pantaloni lunghi. Però, da quello che ho capito, si possono comprare qua dei pantaloni lunghi. Mi hanno dato questo da indossare. Non erano dei pantaloni, si chiama doté. E l'effetto è quello. È come avere una gonna lunga scomodissima. Non riesco a fare i gradini. Ma sembra di entrare tipo in un'attrazione. Adesso cosa dobbiamo fare? Togliersi le scarpe. E andare in giro a piedi nudi? Sì. Una bella ripresa sui piedi per i fisicisti. Ok. Ok. E it's ok. Ah no, wait. Ok, wait. Ok, thank you. Ticket. E io e la mia germofobia siamo felicissimi di questa cosa. Ma cosa stai facendo? Ma perché? Ma i piedi no. Che bello qua. Sembra molto un parco a tema. E tra l'altro abbiamo pure pagato per saltare la fila. Cioè è proprio come se fosse un parco a tema. Abbiamo. Mi fai una foto? Ah, devo farti una foto, ok. Wait. Fatte. E mannaggia, ti sei messo davanti. All'uscita dal tempio ti danno il riso. Per quanto sembrava una cosa molto bella e tipica, la eviterò. Ma dobbiamo passare in mezzo alla strada. Non abbiamo ancora le scarpe. Ale, sono qua. X. Ok, thank you. Visita al tempio molto interessante, anche spirituale. Ci hanno fatto recitare il mantra e dato una benedizione. Mi sarebbe piaciuto capire un po' di più quello che stava succedendo. Tappa tattica in farmacia, perché sì, Ale si è un po' ripreso, però in realtà appena finiscono gli effetti di tutti i medicinali inizia un po' a stare male. Pessima notizia, è chiusa. Ma non sembra una farmacia, sembra dove c'è il dottore, non vedo medicinali in vendita. Stiamo tornando con l'aiuto della guardia. No. Ok. Dall'altra parte della strada dovrebbe esserci la farmacia vera. Onestamente non so dove stiamo finendo. Che vicoletto autentico. Ci sono un po' di cani randagi. E c'è una forte puzza di letame. Ecco la farmacia, ce l'abbiamo fatta. Vediamo com'è una farmacia in India. E il nostro shopping è stato fatto. 9 centesimi un farmaco, incredibile. 14 euro, hai preso tipo 10 medicinali. Vabbè, dopo ne prendiamo un po' e li portiamo a casa. Spaccio di medicinali facciamo. Pausa pranzo in hotel, almeno qua siamo sicuri che il cibo è safe. E poi un po' di vitamina C e vitamina B12. Facciamo un attimo il punto della situazione per capire cosa ci manca e cosa abbiamo fatto. Questo fatto, c'è un passo indietro. Prima andiamo al mercato, dobbiamo fare quella parlata. Se riusciamo poi andiamo a fare la copertura, ma non credo. Impegnativo. Si torna al lavoro, direzione KR Market. Abbiamo già detto che ho un cotto di febbre. Voglio fare l'eroe. Farà che fa caldo, non lo so. Mamma mia, quanto caos. Tutti sti clacson mi tirano scemo. Bellissimo. Non avrei usato il termine bellissimo. Direi che siamo arrivati. Raga, ma c'è una mucca che cammina in mezzo alla strada. Ma che casino. Ok raga, non so più dove sia Alessandro. Dobbiamo fare delle coperture dove si vede che ci sia tanta gente. Ovvero, ovunque ti giri. Ma io da dove passo, mo? Ah. Mi sa che qua è passata una mucca. No, l'ha calpestata, che schifo. Eccolo, l'ho ritrovato. Le coperture le abbiamo fatte, andiamo alla prossima location? Andiamo. Ci sto andando da solo perché Ale stava troppo male, quindi sta tornando in hotel a riposarsi un pochettino. Mi aspettano un 30 minuti di macchina circa. La location è questa qua. Ora devo andare a cercare però un bello spot in cui si veda tutto quanto. Yeah? Not alone. It's not possible. È arrivata la guardia a dirmi che non si può filmare quella struttura e non si può neanche entrare. Ora io non so dove sta andando. Mi hanno detto che devo andare là in fondo per poter fare la ripresa a quella struttura. Va bene, sperando di arrivare prima che tramonti il sole. Io sono arrivato dall'altro lato, però non c'è un altro lato. È il parco là,
dove dovrei arrivare, ma non posso arrivarci. Qua sono finito in un cortile. Come arrivo a fare la ripresa là però? Non c'è un ingresso. Oh mannaggia, magari proseguendo si trova? Raga, ma io non so dove sto finendo. No raga, qua la strada, a parte che diventa sempre più pericolosa perché non c'è il marciapiede, ma va verso di là. Torno indietro, qua finisce che mi investono. Niente, missione fallita, ormai il sole è calato, questa copertura non si può più fare. A volte capita, ci inventeremo qualcos'altro. Il pensiero laterale. Sono abbastanza stanchino. Questa città è davvero tosta, estremamente caotica. C'è rumore ovunque, persino quando sei in stanza c'è rumore. Come se qualcuno si stesse fonando i capelli proprio quando ho fatto partire la ripresa. È affascinante, c'è da dire che purtroppo l'abbiamo visitata davvero pochissimo. Però sono distrutto e mi sento sporchissimo. Sono curioso di vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Nel prossimo vlog si entrerà nel vivo di questo che si può fare, quindi ovviamente potrò mostrarvi molto poco, però cercherò sempre di raccontare un po' il backstage, quello che posso raccontare. Alessandro ancora 38 di febbre. Porco Giuda si picca. Ho chiesto farlo il meno piccante possibile. Pasta, olio d'oliva, parmigiano. Ci vediamo con un prossimo video. Iscrivetevi e soprattutto abbonatevi a Adesso Plus. Abbonatevi a Adesso Plus e guardate Vita Nova. Ciao.